Ciao, allora eccoci qui con il video dei flop del mese di febbraio 2016, quindi partiamo subito. Il primo prodotto che vi mostro è questo, che è una crema corpo della Alchimilla, la crema corpo Sensual, dice emolliente e idratante per tutti i tipi di pelle. Allora, l'unica cosa buona di questa crema è l'inci, tutto il resto è una crema molto leggera, molto idratante sì. Ma è talmente leggera che non dopo la doccia oppure per la pelle secca oppure in inverno proprio non va bene, almeno che non usiamo quintalate, ma a questo punto no, assolutamente, anche perché il prezzo è davvero elevato. Quindi a me proprio non mi piace, cioè non fa l'effetto che di crema idratante. Oltretutto la profumazione, esatto, non mi piace più di tanto, quindi questo assolutamente per me è un prodotto flop e lo andiamo Andiamo. avanti. Secondo flop è questo fondotinta del Livre Rocher della linea Color Nature. Questo è il Tint Cream Comfort. Allora, è un fondotinta in crema dalla copertura media che comunque è molto confortevole sulla pelle, sì, ma è molto cremoso, quindi sulla mia pelle mista proprio non va bene. Tende a lucidarla dopo neanche 2-3 ore, quindi è davvero troppo troppo corposo. E la colorazione sì, è perfetta, si adatta bene, è anche bello confortevole, ma è troppo corposo per la mia pelle mista. Lo consiglio sicuramente per chi ha una pelle secca, soprattutto in inverno, ha una protezione fantastica. Per il resto, se non fosse per la mia tipologia di pelle che non è adatta, è un buon prodotto perché vale. Andiamo avanti come prima e vi mostro adesso questa crema corpo dell'Aveeno. Crema idratante corpo con avena colloidale, idrata per 24 ore, ideale per pelle secca. Allora, prima di tutto, questo prodotto non è affatto adatto per chi ha la pelle secca, perché è una formulazione molto leggera, leggermente idratante e bisogna davvero mettere tantissimo prodotto. È vero, non unge, ok? Però davvero è troppo, troppo leggera. Quindi questo è idratante assolutamente zero. Poi mi dice che è ideale per pelle secca. Assolutamente no. Ed dopo la doccia, in inverno, solo nelle zone più secche della pelle, tipo i talloni, i gomiti, no, assolutamente non idrata niente. Quindi super flop. Andiamo avanti e ora passiamo a questo prodotto della Labello, Labello Pearl & Shine. Allora, intanto io non amo i prodotti della Labello, comunque questo ce l'avevo e l'ho finito, perché come vedete l'ho proprio finito, cioè non ce n'è più. Però questo rosa, che è un rosina chiarino, e dovrebbe essere perlato, dare un leggero tono di colore, alla fine sì, se riesco a farvelo vedere, è appena appena un po' rosino, però già sono pallida, ci metto questo rosino che sbatte ancora di più, assolutamente no, quindi fortuna che l'ho finito perché ha un colore perlato che sembra proprio da vecchia. E non shine, luminoso proprio per niente, l'inci fa ancora più schifo. E poi devi continuare a dartelo se vuoi idratare le labbra. Quindi assolutamente Labello Pearl & Shine bocciatissimo. Finiamo ora con questo ultimo flop del mese. Questo è il profumo della Comme des Garçons Bleu Santal. Non mi piace assolutamente, cioè non mi dice niente, quindi non perdo neanche tempo a parlarvene. Sa di poco, non dura niente, anche sui vestiti non dura assolutamente niente, quindi mi chiedo che profumo è, oltretutto costa un sacco. Quindi assolutamente bocciato. E questi erano tutti i top del mese di febbraio. Se vi sono stata utile, mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Fatemi sapere se avete provato qualcuno dei prodotti e come vi siete trovate. Se vi è stata utile, alla prossima! Ciao!